Per combattere il tumore del colon retto, una fra le neoplasie più aggressive e temute, oggi gli oncologi possono contare sull'efficacia di un trattamento tanto innovativo quanto efficace. Infatti, l'anticorpo monoclonale cetuximab, grazie all'associazione con la chemioterapia standard, favorisce la riduzione della massa tumorale, aumentando così le possibilità di asportazioni chirurgiche delle metastasi. Ciò consente una maggiore sopravvivenza dei pazienti ed il sollievo dei sintomi. Nel tumore del colon retto metastatico è indispensabile che si riduca in maniera rapida e significativa la quantità di tumore perché questo si possa tradurre in una sopravvivenza libera da sintomi e soprattutto in una sopravvivenza più lunga. Quindi io direi che la risposta alla terapia si traduce sempre, se di alto livello quantitativo, con un miglioramento della sopravvivenza. Grazie al test del KRAS, che viene effettuato sui pazienti colpiti da tumore metastatico del colon retto, oggi è possibile ottenere informazioni importanti sulle caratteristiche genetiche delle cellule tumorali e identificare così i pazienti che potranno maggiormente beneficiare del trattamento con cetuximab. In Italia, tuttavia, i tempi per ottenere la risposta di questi test sono spesso troppo lunghi. I tempi di risposta del KRAS devono essere ottimizzati perché un ritardo nell'ottenimento del valore dello stato mutazionale del KRAS condiziona o può condizionare negativamente l'effettuazione della terapia più appropriata.